osso lungo e prossimale dell'arto superiore. È costituito da una testa che si articola con la scapola a livello della cavità glenoidea. Il margine laterale dell'epifisi di quest'osso presenta una sporgenza chiamata tubercolo maggiore, o grande tuberosità, dell'omero, sito di attacco di tre muscoli che originano dalla scapola, il sovraspinato, l'infraspinato, e il piccolo rotondo. Sulla superficie anteromediale dell'omero è invece presente il tubercolo minore, o piccola tuberosità, sito di inserzione del muscolo sottoscapolare. Tra i due tubercoli è presente il solco intertubercolare, o solco bicipitale, dove scorre il tendine lungo del muscolo bicipite brachiale. Tra la superficie lisca della testa e le due tuberosità è presente il collo anatomico, una porzione che segna il limite distale della capsula articolare della spalla. Il collo chirurgico, invece, situato più distalmente, corrisponde alla metafisi dell'osso in via di accrescimento. Lungo il margine laterale del corpo dell'omero è presente la tuberosità deltoidea, sito di inserzione del muscolo deltoide. La superficie articolare distale inferiore dell'omero, il condilo, è divisa in due distinte regioni articolari. La troclea si estende dalla base della fossa coronoidea della faccia anteriore alla fossa olecranica della faccia posteriore, in posizione mediale, a forma di puleggia, che si articola con l'ulna, l'osso mediale dell'avambraccio, e il condilo, di forma rotondeggiante, costituisce la porzione laterale della superficie articolare e si articola con il radio, l'osso laterale dell'avambraccio. Sopra il condilo è presente la fossa radiale. La fossa radiale e la fossa coronoidea accolgono rispettivamente i processi corrispondenti di radio ed ulna durante la flessione dell'avambraccio sul braccio, la fossa olecranica invece accoglie il corrispondente processo dell'ulna durante l'estensione dell'avambraccio sul braccio. Sulla faccia posteriore dell'omero, lungo il margine posteriore della tuberosità deltoidea, corre il solco radiale, depressione indecorre il nervo radiale, un importante nervo che trasmette le afferenze provenienti dal dorso della mano, e fornisce controllo motorio ai muscoli che estendono il gomito. L'epicondilo, epicondilo laterale, e l'epitroclea, epicondilo mediale, sono i due processi che si sviluppano rispettivamente sul margine distale laterale e mediale dell'omero. Il nervo ulnare attraversa la superficie posteriore dell'epitroclea.